Andiamo avanti con il linguaggio non verbale, quindi se parlate con qualcuno per capire in maniera riassuntiva se vi sta nascondendo qualcosa, se sta mentendo, osservate il numero di volte in cui si stropiccia gli occhi, oppure distoglie lo sguardo, guarda in giro, oppure tiene le braccia incrociate, oppure tiene le gambe incrociate, il numero di volte in cui copre i palmi o li nasconde i palmi dalla tavola o si tocca il naso. Ecco che sono tutti tentativi di nascondere qualcosa, non dire qualcosa. Allora può essere interessante indagare. Con questo sistema è possibile evitare di assumere qualcuno o di avviare un accordo, una relazione con qualcuno semplicemente perché vi sta nascondendo qualcosa. Bene, e vediamo al prossimo video ancora altri elementi sul linguaggio non verbale.